Sì, Maria Pia, allora io sono collegata proprio perché come ogni anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la supplica alla Madonna di Pompei con il direttore della pastorale sociale, Don Domenico Arcaro, che abbiamo già pronto in collegamento. Bentrovato, Don Domenico. Bentrovati. Allora, un appuntamento importante che va avanti da oltre un secolo, giusto? Per opera di, per volere del beato Bartolo Longo. Ti faccio subito una domanda perché i tempi sono delicati e lo sappiamo tutti. L'anno scorso è stato l'unico anno in cui si è interrotta questa tradizione o è successo anche in passato per altri motivi magari importanti? Beh, sappiamo un pochino la causa che si è verificata inerente all'emergenza coronavirus. In effetti l'anno scorso noi abbiamo continuato, no, ad attivarci per far sì che questa pia pratica della supplica potesse continuare, no, la sua opera nel mondo. Dico la sua opera nel mondo perché è una realtà spirituale, ma anche una realtà umana. Tanto è vero che il beato Bartolo Longo, quando venne qui a Pompei, trovò dei terreni abbandonati e per una locuzione interiore che lui sentì, riportata proprio da lui stesso in questo volume Storia del Santuario di Pompei, scritta proprio dal beato Bartolo Longo, lui udì una locuzione interiore che diceva: se cerchi salvezza, propaga il rosario e voce di Maria. Quindi, alla luce di questa esperienza, possiamo dire in un certo senso di carattere mistico, ecco che il beato Bartolo Longo si attivò per la realizzazione di un luogo di culto e quindi iniziò ad attivarsi per costruire un santuario. In un secondo momento, il beato Bartolo Longo, mentre stava costruendo il santuario, ebbe l'ispirazione perché si presentò un omicida calabrese che gli chiese che cosa doveva fare per il delitto che aveva commesso. Bartolo Longo, in qualità di avvocato, anche se non aveva esercitato, no, la professione di avvocato, lui disse: ti devi costituire alla legge. Questo omicidio calabrese ovviamente ebbe una crisi di pianto, dicendo: se io mi costituisco alla legge, chi ci penserà ai miei figli? Ecco, il beato Bartolo Longo, ripeto, sempre durante la costruzione del santuario, disse: non ti preoccupare, per i tuoi figli ci penserò io. E dopo alcuni giorni il beato Bartolo Longo fu accompagnato in visita al carcere di San Francesco a Napoli da un suo stretto collaboratore, fu accompagnato appunto, che si chiamava il cavaliere Martuscelli, no? Noi dobbiamo sa sapere che il beato Bartolo Longo ha avuto diversi collaboratori. Beh, il cavaliere Martuscelli accompagnò il beato Bartolo Longo al carcere di San Francesco a Napoli, ecco quella realtà che già vi facevo cenno, questa realtà sociale. E fu accolto dal cavaliere Parisi, che era appunto il direttore del carcere di San Francesco. E dopo che il beato Bartolo Longo, no, ebbe modo di sentire, di confrontarsi anche con alcuni detenuti, ebbe l'ispirazione, alla luce di questo omicidio calabrese, alla luce del cavaliere Parisi, direttore del carcere di San Francesco a Napoli, che parlò, rivolgendosi appunto all'avvocato Bartolo Longo, di una piaga sociale che erano appunto i figli degli assassini. Ecco, coniugando le due entità, la realtà del culto e la realtà sociale, quindi il santuario da una parte e le opere sociali, quale l'accoglienza dei figli e delle figlie dei carcerati, ebbe l'ispirazione di istituire qui a Pompei una realtà per accogliere i figli dei derelitti, proprio come lui stesso ci dice in un'altra opera da lui realizzata, che è l'opera sulla provvidenza, Vie meravigliose della provvidenza, più o meno questo è il titolo. E lui, ecco, parla proprio dei figli dei derelitti, che erano i figli degli assassini. Devi pensare, carissima Anna Maria, mi preme di dire questo, che il beato Bartolo Longo dovette anche confrontarsi in questo periodo storico con alcune teorie. E mi riferisco alla scuola di antropologia criminale di Cesare Lombroso. Dovete pensare che all'interno, no, di questa scuola di antropologia criminale
c'erano alcuni studiosi che misero su una teoria denominata teoria atavica o l'atavismo. Che cosa sosteneva l'atavismo? No, sosteneva che i figli degli assassini ereditavano tanto i vizi quanto le virtù dei loro genitori, cioè, per farla in breve, delinquente il padre, delinquente il figlio. E Bartolo Longo confutò questa ideologia con l'istituzione dei figli dei carcerati. E mi preme anche narrare un episodio che Bartolo Longo appunta tra i suoi scritti. Quando inaugurò il Pontificio Istituto per i figli dei carcerati, devi pensare, cara Anna Maria, che si presentarono alcuni magistrati, personalità di quel periodo storico, e durante l'inaugurazione Bartolo Longo chiamò il figlio di un magistrato, perché c'erano anche questi esponenti della scuola di antropologia criminale che furono inviati da Cesare Lombroso, no? Allora chiamò il figlio del magistrato, Bartolo Longo, e disse: secondo voi, ecco, lo sottopose all'esame di questi esponenti della scuola di antropologia criminale, questo bambino diventerà anche lui un delinquente? E allora questi studiosi, scienziati della scuola di antropologia criminale di Cesare Lombroso dissero sì. Dal cranio fatto in un certo modo, dai denti fatto in un certo modo, anche lui diventerà un delinquente. E allora Bartolo Longo pubblicamente disse: ma se questo è un figlio di un magistrato, come fa per diventare delinquente? E poi deve pensare, ecco un'altra cosa bella, Anna Maria, che il primo figlio di carcerato, appunto, accolto da Bartolo Longo, è diventato sacerdote. Quindi questa è una cosa molto, molto bella, che ovviamente viene sempre narrata in questi annali storici, presenti nell'archivio storico del Beato Bartolo Longo. Poi mi preme, ovviamente, alla luce della supplica, considerando che l'8 maggio noi celebriamo la supplica, quest'anno ci sarà il cardinale prefetto della Congregazione della Causa dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, e lui presiederà, dopo la celebrazione eucaristica, la supplica, che fu realizzata dal Beato Bartolo Longo l'8 maggio, appunto, nel 1876. Alla luce dell'iconografia del Rosario, ecco, ci sono state altre opere, no, che ovviamente hanno messo in luce un pochino tutto l'aspetto, no, della teologia estetica, e quindi l'iconografia del Rosario in quanto tale. E mentre prima ti ho presentato un testo, ecco, scritto dal Beato Bartolo Longo, che riguarda appunto la storia del santuario, tengo un altro testo tra i miei libri, che è l'iconografia del Rosario dagli inizi a Pompei. Ecco, questo è un bel testo, scritto da un mio carissimo confratello, Don Salvatore Sorrentino, che è il direttore dell'archivio storico Bartolo Longo e anche direttore della biblioteca del Santuario di Pompei. Ebbene, in questo testo molto bello, un testo fatto con un criterio scientifico, ecco, lui fa uno studio sistematico, ecco, dell'iconografia del Rosario alla luce, ecco, della fondazione a Pompei fino ai nostri giorni, parlando ovviamente di tutti gli studi che si sono succeduti a partire dalla cosiddetta teologia estetica, come già ti ho fatto cenno. Ecco, questo è per sommi capi un pochino, ecco, quello che noi ovviamente abbiamo qui a Pompei. Quindi queste due realtà che i fedeli devono tenere ben presente. Ecco, la prima è la realtà, che è la realtà cultuale, a partire appunto dalla presenza di questo santuario mariano voluto dal Beato Bartolo Longo, e dove, ecco, lui si prodigò anche appunto nella realizzazione di questa supplica denominata appunto l'Ora del Mondo, che si celebra due volte all'anno, l'8 maggio, la prima domenica di ottobre, e poi l'altra realtà che ti ho fatto cenno, che è la realtà appunto sociale, quindi la realtà che riguarda appunto l'istituzione per i figli e le figlie dei carcerati. Questo è per sommi capi quello che il Beato ha voluto realizzare qui a Pompei. Don Domenico, sei stato chiarissimo, tant'è che io non sono intervenuta con alcuna domanda, perché hai detto tutto tu chiaramente, però voglio puntare un attimino, ma proprio un secondo, un minuto, va, l'attenzione sulla
su ciò che accomuna l'8 maggio a San Michele Arcangelo, perché c'era un forte legame anche con il santo San Michele. Sì, io Anna Maria ti volevo dire proprio questo, che man mano che il Beato ha costruito il santuario, all'interno del santuario, e penso che tu sei venuta in visita qui, no, non sei mai venuta, allora devi venire, ecco, vedrai proprio una cappella che Bartolo Longo ha dedicato a San Michele Arcangelo. Un'altra cappella che sta di fronte invece è dedicata a San Giuseppe. Quindi diciamo che lui ha voluto mettere, no, sotto il patrocinio, ecco, è di San Michele e di San Giuseppe, ecco, il santuario e anche queste opere di carattere sociale. Quindi diciamo così che su San Michele e con San Michele, ecco, il Beato ha avuto sempre un legame particolare. Ecco perché poi la spiritualità del Beato Bartolo Longo è bene leggerla anche alla luce, ecco, di questa esperienza mistica che lui ha fatto non soltanto con il mistero uno e trino di Dio, non soltanto con la Vergine Maria, tanto è vero che si parla anche di un aspetto mariocentrico, no? Proprio nella spiritualità o nell'itinerario spirituale del Beato Bartolo Longo. Ma è importante, ecco, leggere e interpretare la figura di quest'uomo alla luce anche dell'esperienza dei santi. E qui mi preme, ecco, prendere in considerazione proprio uno studio che l'attuale arcivescovo di Pompei, ovviamente era di Pompei, poi è stato nominato prefetto della Congregazione per il culto divino in un secondo momento, poi è stato nominato vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, ecco, lui sta portando proprio alla luce dei santi uno studio scientifico, teologico, ecco, proprio che riguarda il vissuto, ecco, di coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede, cioè questi colossi che appunto noi veneriamo come santi. E quindi lui sta portando avanti proprio uno studio sulla teologia del vissuto, cioè a partire dall'esperienza mistica, dall'esperienza pastorale e dall'esperienza spirituale, no, di queste figure che hanno coronato la storia appunto attraverso la loro testimonianza evangelica. Benissimo, Don Domenico, il nostro tempo dovrebbe essere terminato, però io ti chiedo di soffermarti altri 2 minuti con noi in collegamento, quindi ci ricolleghiamo tra un po', proprio per segnare sul calendario gli appuntamenti di domani, praticamente dell'8 maggio, quindi ti saluto un attimo e ti ritrovo fra qualche minuto. Sì. Eccoci, ci siamo ricollegati perché qui ho il calendario, domani 8 maggio, sono 2 le date poi fondamentalmente in cui c'è la supplica alla Madonna di Pompei, 7 ottobre e 8 maggio, a noi interessa quella di domani perché siamo proprio prossimi. Allora Don Domenico, gli appuntamenti, inizia con il buongiorno a Maria la giornata. E allora Anna Maria, questo ti volevo dire, prima di tutto il buongiorno a Maria, tanto è vero che tengo il testo che è stato preparato, vedi, ecco il testo che riguarda questo itinerario di spiritualità di carattere mariano, incentrato ovviamente anche su alcuni passi biblici e chiaramente anche su alcune considerazioni del Magistero di alcuni pontefici, ecco, tra cui Papa Francesco, quindi saranno toccati alcuni documenti che ci aiuteranno in questo itinerario di spiritualità mariana in questo mese di maggio. Poi per il 5 maggio c'è stato un altro avvenimento importante che ha riguardato appunto l'inaugurazione del portone centrale della Pontificia Basilica appunto del Santuario di Pompei, dove ci sono poi su questo portone diverse raffigurazioni che si ispirano alla spiritualità mariana e laddove ci sono anche dei personaggi che hanno dato lustro alla Chiesa di Pompei. Perfetto, invece domani che è 8 maggio, quindi giornata della supplica, la seconda giornata dell'anno dedicata alla Madonna di Pompei, il rito partirà alle 10:40, se ho letto bene dalle informazioni che sono presenti anche sul sito del santuario. E poi c'è la messa presieduta dal Cardinale Semeraro. Bene, altri appuntamenti da segnalarci per domani? Hanno altri appuntamenti, buongiorno a Maria, poi ci saranno delle celebrazioni eucaristiche, quindi sia all'interno che all'esterno del santuario, poi ovviamente ci attiveremo come penitenzeria per accogliere i pellegrini che verranno qui a venerare la prodigiosa immagine della Madonna del Santo Rosario
di Pompei appunto, e quindi inizierà regolarmente tutto quello che è l'iter spirituale e pastorale del mese di maggio. Per chi volesse partecipare a distanza, Don Domenico, come può fare? Cosa può fare? Può collegarsi ovviamente? Collegarsi direttamente sul sito del Santuario di Pompei, poi in streaming si attiveranno per far vedere alcune funzioni che ci saranno sia in santuario che anche all'esterno, penso. Ecco, quindi, poi diciamolo, insomma. Bisogna vedere poi un pochino con gli operatori delle comunicazioni sociali che cosa faranno, ecco, in via streaming. Possiamo anche dirlo, i nostri fratelli maggiori di TV 2000 poi trasmetteranno anche la diretta. Esatto, ci sarà anche la diretta per TV 2000 e nonché anche la diretta il giorno della supplica per Canale 21, come c'è sempre stato in tutti gli anni. Perfetto, allora grazie Don Domenico, buona grazie festa. Grazie a te Anna Maria e un abbraccio fortissimo. Speriamo di sentirci presto e di venire a Pompei. Ciao, grazie Don Domenico, grazie. Restituisco a te la linea.